Le pashmine, le sciarpe di sete di Kashmir, sono tra gli oggetti più diffusi in tutti i paesi asiatici. In Nepal, come altrove, sono anche tra i souvenir preferiti dai turisti. Come spesso succede per gli oggetti destinati al turismo, molte di queste sciarpe sono di dubbia qualità. Oppure, cosa ancora più grave, dietro ai colori sgargianti di queste sciarpe si nasconde il dramma del lavoro minorile. Oppure c'è una sciarpa come questa, con una storia che merita di essere raccontata. Una storia che ha tanti protagonisti. Prima di tutto, le donne nepalesi, vittime della povertà e dell'ignoranza, ma anche straordinarie protagoniste di movimenti di lotta e di emancipazione. Erano giovani donne, le 16 ragazze, che oltre 20 anni fa dettero vita alla Women's Foundation, un'organizzazione che oggi associa oltre 10.000 donne in tutto il Nepal e che qui ha il volto di Reno, una delle fondatrici. Maela, che in nepalese significa donna, è il nome che hanno voluto dare alla cooperativa che produce le nostre pashmine e che qui ha il volto, ma soprattutto la storia, di queste lavoratrici. C'è poi un'organizzazione italiana, la Fondazione Un Raggio di Luce di Pistoia, che dal 2005 opera in Nepal sostenendo le comunità locali e che qui ha il volto di Dan. E poi c'è questo paese, il Nepal, e la sua storia, soprattutto recente. La valle di Kathmandu è il Nepal, nel senso che qui vive la maggior parte della popolazione, oltre 1,5 milioni di abitanti, e qui si concentrano le poche attività industriali del paese. In questi giorni l'erogazione dell'energia elettrica è ridotta a sole 8 ore al giorno. In compenso l'inquinamento ha raggiunto livelli davvero incredibili e che ormai anche gli abitanti locali cominciano a definire insopportabile. Il paese dove è nato Buddha, dove c'è l'Everest, è uno Shangri-La, un paradiso immaginario. Sono tante le cartoline dal Nepal e come tutte le cartoline raccontano poco. Si intuisce certo che questo piccolo paese, incastrato tra le montagne, ma soprattutto tra i due giganti asiatici, la Cina e l'India, ha mantenuto molte delle sue più antiche tradizioni, grazie anche al fatto di essere uno dei pochi paesi asiatici a non aver vissuto una colonizzazione diretta. Ma della complessità di questo paese sappiamo davvero poco. Con un reddito pro capite di poco superiore ai $200 all'anno, il Nepal è uno dei paesi più poveri del continente asiatico. Il 70% della popolazione, secondo il rapporto di sviluppo umano delle Nazioni Unite, vive al di sotto della soglia di povertà. Per capire qualcosa di più della condizione della donna in Nepal bisogna uscire da Kathmandu e venire in posti come questi, nel villaggio di Bokha, in fondo alla valle. Il distretto è quello di Dholaha. Qui si lascia la macchina perché la strada finisce poi a piedi per circa un'ora fino in fondo alla valle, dove vivono gli ultimi, gli intoccabili, gli ultimi, i fuori casta. In questo caso alle donne davvero a discriminazione si aggiunge discriminazione. Perfino l'ombra di una di queste donne è considerata impura. Abbiamo molti problemi in questa comunità. Uomini e donne devono affrontare grandi difficoltà a causa della miseria. Molte persone sono malate, ma non abbiamo soldi per curarle. E anche se qualcuno ha dei progetti, non abbiamo soldi per realizzarli. Per iniziare un'attività dobbiamo chiedere un prestito, ma paghiamo interessi molto alti, fino al 36% per 100 rupie. Si chiama Suostani, questa giovane ragazza, è una delle insegnanti che ogni giorno, come abbiamo fatto noi, discende questa collina per arrivare fin qua giù a insegnare ai bambini. La comunità di questo villaggio è fatta di Dalit e Tamang. Sono popolazioni molto povere, di fede jainista.
La maggior parte di queste famiglie non può mandare i bambini a scuola. Abbiamo aperto questa scuola dopo che quella pubblica era stata chiusa, ma noi non riceviamo alcun contributo dallo Stato. Quest'anno abbiamo avuto 90 bambini. Tra loro ci sono tanti di origine Tamang che non parlano il nepali, quindi abbiamo dovuto prima insegnare il nepali e poi insegnare in nepali. In villaggi come questo la percentuale delle persone che non sa leggere e scrivere sfiora il 70% ed è più alta nelle donne. È particolarmente significativo allora che proprio giovani donne siano spesso alla guida di movimenti di emancipazione e di lotta. A nord del distretto di Dolaa c'è un gruppo di 19 villaggi completamente isolato da ogni collegamento stradale. È una zona abitata prevalentemente da una minoranza etnica. Abbiamo chiesto alle autorità locali di costruire una strada. Prima hanno detto di sì, poi hanno detto che la situazione politica non era buona e che bisognava rimandare, poi che non c'erano soldi. Allora abbiamo fatto un gruppo di pressione e sotto la mia guida abbiamo fatto delle manifestazioni, anche un sit-in sotto la sede dell'autorità locale. A quel punto hanno trovato i soldi e siamo riusciti anche a farci firmare un accordo in cui l'autorità si impegnava alla costruzione della strada. Oggi quella strada è quasi completata e io la considero un successo di un movimento guidato dalle donne. L'attività nei villaggi è una delle iniziative della Women's Foundation, grazie anche al sostegno della Fondazione Un Raggio di Luce, che prima si era concentrata in una serie di interventi nelle aree urbane. Qui siamo alla periferia di Kathmandu e questo è un asilo dove decine di bambini trovano quotidianamente accoglienza. Abbiamo dato vita a questo progetto nel 2008. Il nostro sogno si è avverato grazie a Coop Italia e Un Raggio di Luce. Volevamo realizzare un posto dove le donne potevano portare i loro bambini e andare a lavorare. Prima che aprissimo questo asilo, le donne che dovevano andare a lavorare erano costrette a lasciare legati i loro bambini in casa o a chiuderli in una stanza per tutto il tempo che erano al lavoro. Immaginate questi bambini chiusi in casa da soli tutto il giorno senza mangiare e in lacrime. Secondo le organizzazioni non governative che operano qui in Nepal, questo è uno dei paesi dove la condizione della donna è più difficile, soprattutto nei villaggi di campagna dove le violenze sono diffuse, soprattutto tra le pareti domestiche. Qui alle porte di Kathmandu c'è questo centro della Women's Foundation dove appunto si dà assistenza alle donne che hanno subito violenza e per questo hanno dovuto abbandonare i villaggi. Questo è lo shelter, il rifugio. Chi sta qui la violenza e la discriminazione l'ha vissuta sulla propria pelle. In questo momento ospita 64 bambini, molti orfani o abbandonati e 15 donne. I bambini vanno a scuola, la sveglia suona per tutti alle 6:30, poi si torna qui. Le donne che hanno un lavoro escono al mattino e tornano la sera, ma c'è anche chi, per ragioni di sicurezza, non può uscire e allora vive qui, protetta ma reclusa. La condizione delle donne in Nepal è veramente difficile. Questa è una società dominata dagli uomini e questo rende la vita delle donne pericolosa. Penso questo perché lo so. Dare alle donne fiducia e autonomia è fondamentale per promuovere il loro riscatto nella società nepalese. Autonomia significa soprattutto indipendenza, quindi lavoro. I progetti di microcredito a cui la Women's Foundation si dedica da anni, adesso anche con il sostegno della Fondazione Un Raggio di Luce, vanno in questa direzione. Le donne che hanno ricevuto il prestito sono più responsabili perché hanno imparato a gestire più soldi di quanti ne avessero prima.
Hanno a disposizione dei fondi per acquistare quello che serve alla famiglia, senza dover chiedere al marito o altri membri della famiglia. Questo riduce i conflitti all'interno della casa. Quando una donna non possiede alcuna competenza e non ha disponibilità di denaro, è costretta a subire soprusi. Da quando esiste il microcredito, il numero di episodi di violenza domestica si è ridotto. Abbiamo visto che precedentemente al 2005 era maggiore il numero di donne costrette a subire queste violenze perché non avevano alcuna alternativa. Ora, se una donna non è d'accordo con qualcosa, esprime il suo dissenso apertamente al marito o al padre o altri membri della comunità. Sono ora più sicure di sé e hanno più potere. Ma che fine hanno fatto le nostre sciarpe o addirittura che c'entrano con tutto questo? Per ritrovare il filo della nostra storia bisogna tornare a Kathmandu. Il cuore del progetto Maile è questo, la fabbrica dove si producono le sciarpe che con il marchio Solidal troveremo poi nei supermercati Coop di tutta Italia. Qui nei momenti di maggiore produzione hanno lavorato decine di donne, alcune delle quali con gravi storie di violenza alle spalle. Da questo lavoro si cerca di trarre l'utile per sostenere progetti di solidarietà nel Nepal. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Un Raggio di Luce, Coop Italia e Maila, la cooperativa nepalese di donne che producono sciarpe in seta e cashmere. Grazie alla vendita delle sciarpe da parte di Coop Italia, le lavoratrici nepalesi possono svolgere un lavoro dignitoso, percepire un salario equo che permette loro di migliorare la qualità della vita. Per ogni sciarpa prodotta, Coop e la Fondazione versano un contributo aggiuntivo di 50 centesimi ciascuna che alimenta un fondo sociale a favore di Women's Foundation che servirà a finanziare progetti di utilità sociale per le donne della comunità. In pratica, le realtà che abbiamo visto nella prima parte del viaggio, l'asilo, l'assistenza sanitaria, il rifugio per le madri, trovano parte delle risorse necessarie dal lavoro di questa fabbrica. Più sciarpe si producono e soprattutto più sciarpe si vendono, più progetti si potranno realizzare nei villaggi e a Kathmandu. Mio marito era un alcolizzato e se n'è andato da casa. Sono rimasta sola con due figli. 7 mesi fa ho iniziato a lavorare qui. La Women's Foundation paga gli studi al figlio più grande. Davvero non so come avrei fatto senza questo lavoro. Per anni sono stata picchiata da mio marito. Poi un'amica mi ha parlato di questa organizzazione che aiuta le donne. Mi hanno dato un lavoro e sono venuta via di casa. Adesso lavoro e sono io a mantenere i miei figli. Ogni giorno ci sono donne che si rivolgono a noi. Hanno bisogno di alloggio e lavoro. Con un lavoro possono mantenersi e crearsi una nuova vita. A questo scopo abbiamo creato la cooperativa. Se riceviamo commesse, non è difficile per noi mantenere 400 donne. Senza commesse non potremmo mantenerle. E questa è una grande sfida per noi. La crisi economica purtroppo ha fatto sentire i suoi effetti anche qui. La minor propensione dei consumatori italiani a fare acquisti non di stretta necessità ha frenato anche le vendite di oggetti di qualità e quindi di maggior costo, come le pashmine nepalesi. Per un progetto che si basa sul principio di favorire lo sviluppo e non di fare assistenza, è dunque un momento difficile, perché le minori risorse a disposizione della cooperativa di lavoratrici e di conseguenza della fondazione si traduce inevitabilmente in minori risorse per gli ambiziosi progetti. Dan ha una lunga esperienza di progetti di cooperazione. Prima di lavorare per la Fondazione Un Raggio di Luce, ha lavorato 15 anni per varie organizzazioni nazionali e internazionali. Mi attraeva l'idea di un'organizzazione aperta, dove poter portare idee innovative, che affrontano le questioni di giustizia sociale come le pari opportunità per le donne. E coinvolgere queste persone nell'eliminazione della radice della loro povertà ed emarginazione. I nostri progetti si basano sull'apprendimento. Siamo decisamente orientati al raggiungimento del nostro obiettivo primario,
Ma in questo percorso ci dedichiamo anche a stabilire sistemi, sviluppare processi e migliorare i rapporti con le comunità. Questo può essere un ottimo modello da replicare in molti altri luoghi e comunità del paese. L'apprendimento è un processo continuo e normale. Noi impariamo tanto dalle comunità e condividiamo le nostre esperienze e conoscenze con loro e con i nostri partner. Noi ci immaginiamo che i progetti abbiano una qualità, ovvero una qualità che sappia esaltare le capacità locali, le forme delle conoscenze, le esperienze. E quando dico locali intendo sia delle donne che vivono nei villaggi, ma anche dello staff che lavora con queste donne, che possano attingere alle loro forme della conoscenza per costruire un nuovo modo più innovativo, più creativo di fare cooperazione. In questo senso noi ci poniamo essenzialmente come facilitatori di processo. Il processo è fondamentale, ci aspettiamo che alla fine di 3, 4, 5 anni cooperative, associazioni, singole imprenditrici, gruppi di donne, organizzazioni non governative siano in grado di realizzare realmente autonomie economiche, solidarietà e aspetti di questo tipo. Qui si tratta di costruire forme della cittadinanza, forme della partecipazione anche in attività di cooperazione e di sviluppo veramente responsabili. Chi ha una qualche esperienza di progetti di cooperazione internazionale avrà trovato in questa storia piccoli tratti che la rendono, se non proprio unica, certo originale. Per chi ha avuto la fortuna di compiere questo viaggio, unica è stata sicuramente l'occasione di conoscere donne così forti e determinate, appassionate nella lotta per la difesa dei loro diritti, certe di poter essere loro la leva su cui puntare per far uscire dall'arretratezza il paese che amano. Impegnate ogni giorno in un impegno quotidiano che accomuna le fatiche dell'insegnamento a quelle dell'organizzazione delle lotte. A noi hanno affidato i loro racconti e le loro speranze. Fin da bambina, forse avevo 6 anni, ho deciso di non portare gioielli d'oro, perché una nostra vicina vide tornare a casa dalla sua famiglia di origine solo dopo 2 giorni dal matrimonio una sua vicina che era stata ripudiata dalla famiglia del suo sposo per aver perso un anello d'oro che le avevano regalato. Ripudiata per aver perso un oggetto d'oro. Fu molto doloroso constatare come le donne sono trattate alla stregua di oggetti e maltrattate dalla loro famiglia, dalla loro comunità, e come le loro ragioni non vengano ascoltate dalla società. Così decidemmo di stabilire una nostra organizzazione e stiamo continuando con la nostra opera. Abbiamo portato dei cambiamenti, ma tanto ancora rimane da fare. Serve a poco continuare a creare ricoveri per donne maltrattate e dare loro assistenza legale all'interno del sistema attuale. Quanti ricoveri dobbiamo mai costruire? Per ogni famiglia che è messa in grado di lasciare il ricovero, ce n'è un'altra pronta a chiedere il nostro aiuto. Il nostro obiettivo è di andare alla fonte della violenza, affinché nessuna donna e nessun bambino in futuro debba soffrire tali condizioni.